Germania ha ripreso a correre, la Francia, l'Inghilterra, anche grazie alle manovre che hanno fatto governi conservatori, che però hanno utilizzato le risorse pubbliche per rilanciare l'economia. Dobbiamo pretenderlo anche qui, che il governo non mette le mani nelle tasche degli italiani, non le mette nelle tasche di Marchionne e di quelli come Marchionne, ma nelle nostre tasche tutti i giorni, perché ogni giorno mettiamo il carburante e subiamo l'aumento, i salari sono fermi. E allora dobbiamo battere i pugni sul tavolo e dobbiamo pretendere che la giunta regionale lo faccia nel rapporto con il governo nazionale. E se non sono capaci, dobbiamo cambiare questa classe dirigente che non può più rappresentare la nostra gente e le nostre popolazioni. Siamo un sindacato di proposta e di progetto, facciamo le proposte, non è vero che diciamo solo no, diciamo no quando si vogliono rimettere in discussione i diritti fondamentali della gente. Abbiamo chiesto che nella nuova programmazione comunitaria di essere inseriti come provincia nell'obiettivo convergenza per poter avere gli aiuti che sono necessari alla nostra economia. E allora dobbiamo continuare, non possiamo fermarci, lo abbiamo detto anche nelle assemblee, non possiamo stare fermi, perché se stiamo fermi per i nostri territori non c'è futuro. E quindi dobbiamo cercare anche le alleanze, e le alleanze le dobbiamo cercare con i lavoratori e le lavoratrici, con i nostri colleghi. Noi abbiamo scelto Sulmona, non l'abbiamo scelta a caso, qui non è rimasto nulla, il nostro territorio vive una crisi profondissima, non è più possibile, e abbiamo voluto dare un segnale politico chiaro alla classe dirigente di questa regione e di questo paese. Adesso dobbiamo pretendere di andare all'incasso e dobbiamo chiedere con forza un'ultima cosa. Basta con i commissari e con le gestioni commissariali. Siamo la regione più commissariata del mondo perché abbiamo il commissario alla ricostruzione, alla sanità, i consorzi industriali sono commissariati, l'ARPA è commissariata e potrei andare avanti in un lungo elenco. Non è più possibile e noi dobbiamo dare ogni giorno risposta a chi non ce la fa e a chi ha già perso il lavoro. Abbiamo registrato questo durante le assemblee e per questo dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e chiedere ai nostri compagni e alle nostre compagne di andare avanti, perché non possiamo fermarci. E dobbiamo dire, consentitemelo, dobbiamo essere fieri di appartenere a un'organizzazione come la CGIL,